Buongiorno, buongiorno al Buongiorno. consigliere Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle. Lei capita a fagiolo, come si suol dire, perché oggi insomma, abbiamo visto l'apertura del Corriere di Bologna, ma la notizia la troviamo anche nelle pagine poi interne di altri giornali. Io ho qui selezionato la Gazzetta di Reggio e anche la pagina appunto, del Corriere di Bologna che parla del Movimento 5 Stelle per l'espulsione del ormai ex consigliere regionale Gianluca Sassi. Insomma, siete rimasti con una persona in meno nel gruppo. Che succede? Succede che purtroppo intanto a me dispiace anche perché il rapporto personale con un collega che è stato lungo 4 anni rimane, però di fronte a quello che hanno deciso gli organi di garanzia del Movimento 5 Stelle c'è poco da dire. Il Movimento 5 Stelle negli anni è cresciuto e si è dato dei metodi e degli strumenti che sono il Collegio dei Provviviri e il Collegio di Garanzia. Entrambi hanno reputato che il comportamento di Gianluca Sassi non sia stato coerente con quanto come Movimento 5 Stelle ci impegniamo a fare. Sassi lo contesta, però diciamo gli organi sono quelli e quindi l'invito che gli abbiamo fatto anche noi è quello di dimettersi, perché quando noi prendiamo degli impegni con i cittadini e qualcuno ha giudicato che quegli impegni non sono stati mantenuti, ne rispondiamo tornando a fare quello che facevamo prima, cioè i cittadini normali. Ovviamente Sassi ha preso questa decisione di non dimettersi e passare al gruppo misto, il nostro invito ovviamente è stato quello di dimettersi. Lui ha detto che continuerà a fare il 5 Stelle dal gruppo misto, però ovviamente noi in questo momento perdiamo un componente del gruppo Quindi e a questo rimanete rimaniamo in 4. in quattro. Dunque, naturalmente in questi giorni si lavora molto in regione perché state per approvare la manovra di bilancio Sì. regionale, che lei è uno dei componenti, anzi vicepresidente della commissione bilancio proprio in assemblea legislativa. Ci dice alcune caratteristiche di questa manovra, se c'è qualcosa che ritenete buona e che cosa invece contestate? Sì, veniamo da una commissione, c'è stata proprio martedì pomeriggio, in cui abbiamo esaminato direi una sessantina di emendamenti, di cui una buona parte provenivano anche dal nostro gruppo. Noi abbiamo contestato in particolare il fatto che si va a eliminare una norma sul pane, sull'etichettatura del pane, visto che fra l'altro in questi giorni si parla anche di origine del cibo che l'Assemblea legislativa aveva presentato e fra l'altro aveva approvato a grande maggioranza, in cui la norma viene indebolita. Quindi noi abbiamo cercato di fermare questo indebolimento. Poi ci sono altri aspetti che riguardano le definizioni di casa famiglia che sono stati presentati martedì e soprattutto noi abbiamo criticato che la Giunta regionale ha inserito come emendamenti all'ultimo minuto le subconcessioni riguardo alle acque termali e le acque minerali, che è un tema molto delicato che andrebbe trattato per tempo e con una discussione più ampia, invece ci è stato presentato l'ultimo minuto come emendamento, su questo noi abbiamo sicuramente trovato da ridire. Adesso di qui all'Aula sicuramente ci saranno altri interventi e vediamo di tenere monitorata la questione e eventualmente trovare delle soluzioni. Ecco, quella della manovra prima dell'estate, insomma, è un appuntamento fisso anche perché si ricollocano delle poste di bilancio, cioè ci sono Sì. dei soldi disponibili che sono stati liberati, diciamo, con il rendiconto dell'anno precedente, che Esatto. quindi poste di bilancio che vengono messe su determinate voci. Quali sono Sì. queste voci? Naturalmente sappiamo che la sanità drena circa l'80% delle risorse del bilancio regionale, ma insomma, dove vengono messe queste poste di bilancio e sono ben allocate a vostro giudizio? Sì, in buona parte la manovra riguarda sempre la sanità e quindi anche qui con alcune nuove entrate o con i ricalcoli che avvengono durante l'anno, la maggior parte vengono destinate anche nell'assestamento in sanità. Un'altra parte sulla quale sostanzialmente io sono d'accordo è quella del fatto che mettiamo fondi per il trasporto pubblico, perché poi c'è questa manovra che verrà fatta da settembre sull'integrazione treno-gomma,
sulla quale noi siamo d'accordo. L'integrazione che consente la gratuità per chi detiene un abbonamento su un treno regionale, la gratuità anche sui mezzi pubblici, quindi sull'autobus delle città di partenza e di destinazione dell'abbonamento. Quindi stanziare risorse per questo è corretto, noi vorremmo però stanziare anche risorse per quei comuni, e questo qui parlo soprattutto della Romagna, dove quest'anno con il nuovo metodo di calcolo dell'Agenzia di Mobilità Romagnola, alcuni comuni, soprattutto appenninici, si sono trovati quintuplicare i costi che devono finanziare per avere il servizio pubblico del trasporto su gomma, quindi costi che poi i comuni in qualche modo dovranno o tirare fuori dal loro bilancio o scaricare sugli studenti, perché la maggior parte è trasporto studenti. Quindi noi abbiamo chiesto e chiederemo anche che una parte venga destinata a calmierare questi nuovi metodi di calcolo o a intervenire perché questi metodi di calcolo tornino indietro, di modo che non svantaggiamo i comuni più che già remoti, sono, insomma, esatto, che già un sono po' in difficoltà. Più disagiati. Anche questo è un aspetto che va sicuramente affrontato. E voi su questo avete presentato una risoluzione, se non sbaglio? Non su questo, ancora diciamo di qui alla... Sì, avevamo tempo fa sicuramente, avevo fatto un question time in aula all'assessore Donini, che all'epoca mi rispose ma non è compito della regione rispondere, invece era una risposta un po' affrettata e in itinere, diciamo anche altri consiglieri regionali si sono accorti del tema e quindi è stata approvata una risoluzione non nostra e che però chiede di affrontare il tema. Quindi diciamo, noi abbiamo sollevato il tema e qualcuno sta cercando, e quindi noi lo appoggiamo, di trovare una soluzione. E penso che nella sessione di bilancio spero troveremo una soluzione a questa difficoltà. Va bene, vediamo appunto questo articolo, appunto Sassi è espulso dal Movimento 5 Stelle e lui dice non mi dimetto. Però cambiamo argomento, rimanendo però sempre in tema politico, perché abbiamo visto da tempo ormai il Corriere di Bologna disegna scenari per le prossime elezioni politiche, è stato avanzato il nome di Pizzarotti, il sindaco di Parma, come eventuale possibile candidato qualora il governatore uscente Bonaccini fra un anno non dovesse più presentarsi per incarichi di partito a livello nazionale, ma qua il Corriere di Romagna disegna scenari che riguardano invece la Lega, che è attualmente all'opposizione regionale. La Lega pensa a Pini, il PD si avvicina a Pizzarotti, il Carroccio punta allo storico ribaltone con un candidato fortemente radicato sul territorio. Tra i papabili c'è anche Alan Fabbri, mentre Bonaccini guarda i delusi del Movimento 5 Stelle. Allora, un commento su questo e poi le chiedo, chiaramente siamo a quasi più di un anno dalle prossime elezioni regionali, i giornali un po' insomma iniziano a disegnare scenari. Io le chiedo quale potrebbe essere intanto un commento su questo e poi io penso che Bonaccini dovrebbe guardare i delusi del PD più che i delusi del Movimento 5 Stelle. Penso che la sua preoccupazione sia quella. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, noi ancora ovviamente, noi prima di tutto pensiamo al programma e quindi stiamo cominciando a ragionare per aggiornare, preparare un programma serio e credibile per il 2019, fra l'altro, per il quale ci piacerebbe sapere quando saranno le date delle elezioni, perché ovviamente il nostro mandato scade a novembre, dicembre del 2019, però qualcuno dice che siccome Bonaccini sta pensando a fare un'altra carriera, quindi a entrare a diventare segretario del PD, forse, chi lo sa, si potrebbe staccare la spina in modo anticipato. Ed immagino che queste manovre e queste discussioni siano quelle che poi vengono riportate sui titoli dei giornali. Quindi la nostra strategia è sempre questa: prima si parte dal programma e si pensa al benessere dei cittadini, poi si costruisce nel frattempo una squadra e si sceglie un candidato. Il candidato sarà sicuramente una persona che ha una credibilità e una capacità da spendere e avrà sicuramente attorno una squadra di persone che non vivono di politica ma che hanno delle capacità da spendere sicuramente in assemblea legislativa.
ci arriveremo con calma, ma avremo sicuramente delle persone interessanti. Va bene, allora intanto diciamo che è prematuro. Invece, tornando a temi insomma, di attualità, le chiedo se lei ha qualche notizia in più. So che ha presentato un'interrogazione, stiamo parlando dell'incendio a Codigoro nel Ferrarese, un incendio molto importante, e vediamo che la nuova Ferrara fa due pagine su questo, le prime due pagine. Tempi lunghissimi per lo spegnimento, gli imprenditori chiudono i canali, bruciano 180.000 metri cubi di legname e scarti, i colossi dell'agricoltura prendono le contromisure. Insomma, è da sabato che va avanti questo incendio nel Ferrarese, in questa azienda. Vediamo, c'è anche in questa seconda pagina dedicata al tema un approfondimento sull'agricoltura, le fragole non possono più aspettare, corsa contro il tempo, con le mascherine si soffoca, piuttosto ci spostiamo, in fuga dal vento, braccianti al lavoro, con i pulmini pronti a portarli via. E, insomma, ci dice qualcosa di questa situazione? Qui vediamo che anche la nuova Ferrara dedica un articolo sulla politica in campo, accuse sul silenzio di tre giorni, l'allarme da Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega. Avete fatto delle interrogazioni, sono state presentate, adesso qui c'è anche il suo nome, perché ieri lei ne ha firmata una. Sì, certamente noi abbiamo portato la preoccupazione dei cittadini, anche nostra in regione, perché effettivamente questa è un evento preoccupante e molto grande, soprattutto per i rischi per la salute, per i cittadini e per chi lavora lì attorno, perché c'è il problema dei fumi, ma anche il problema delle acque di spegnimento che poi portano le sostanze nei canali, e quindi mi immagino per questo che abbiano chiuso gli imprenditori, abbiano chiuso i canali. Quindi noi abbiamo chiesto in regione intanto di fare chiarezza sulle cause, perché poi su questi eventi è importante anche fare trasparenza, poi fare considerazioni, perché tutte le misure di sicurezza erano state adottate, tutte le autorizzazioni sono state date, quindi da una parte dobbiamo rassicurare i cittadini sulla conclusione dell'evento, sull'altra bisogna riflettere su quali sono le cause, perché non sempre tutte le procedure di sicurezza vengono e tutte le precauzioni vengono adottate. Spesso quando si tratta di biomasse legnose eccetera, si tende a pensare, diciamo, al vantaggio economico che c'è e al fatto che è vero, riutilizzare il legname, le biomasse sono importanti, ma tutto va fatto in un ambito di controlli e di sicurezza, altrimenti il lato economico non può essere superiore rispetto al lato della sicurezza e della salute. Sì, tra l'altro appunto anche perché questo stabilimento... Quindi intanto diciamo, noi vogliamo informazioni sullo stato della salute, quindi sui rischi che in questo momento si rischiano di correre nei dintorni, e bene, se è il caso, fermare la raccolta dei prodotti. Perché c'è una zona ad alta vocazione agricola intorno. Esatto, quindi... sì. E l'altro è capire che cosa sta bruciando, perché si parla anche di scarti, non solo di legname, e quindi capire se ci sono delle emissioni che sono effettivamente pericolose. Poi ovviamente l'altro lato, una volta risolta l'emergenza, è capire quali sono i rischi che si corrono e prendere delle contromisure perché queste cose non accadano più, come invece pare che magari in misura minore siano già accadute qui o in altre zone della regione. Andiamo avanti, sempre in tema ambientale, ho preso altre notizie che riguardano innanzitutto una interrogazione. Vediamo, un'interrogazione che è stata fatta da un'altra consigliera del Movimento 5 Stelle in Regione, la consigliera Giulia Gibertoni, la notizia la prendiamo dalla Gazzetta di Reggio Emilia, riguarda Ventasso, centrale biomasse, contestata, le critiche arrivano in Regione, un'interrogazione di Gibertoni del Movimento 5 Stelle sarà impattante dal punto di vista ambientale nella zona in cui vi sono aree gioco per bimbi e strutture sportive all'aperto.
aperto. Arrivata la discussione in regione, il tema della nuova centrale biomasse in fase di realizzazione da parte del comune di Villa Minozzo, criticata dal comitato Villa No Biomasse. La posizione critica del comitato viene sposata dal Movimento 5 Stelle, che in regione è intervenuto attraverso appunto la consigliera Gibertoni. Un'altra notizia è quella sull'inceneritore di Ugozzolo nel Parmense. Al coro di no si unisce Franco Maria Ricci: trasformare Ugozzolo nel terminal di crescenti quantità di sudiciume viaggiante significherebbe compromettere la filiera agroalimentare e la sua immagine. Un'altra autorevole voce si unisce al coro dei no. Stiamo parlando di un impianto importante che c'è nel Parmense e si sta parlando di un possibile allargamento dell'attività. Sì, qui diciamo ci sono due elementi. Intanto l'inceneritore di Parma aveva ricevuto l'autorizzazione della regione di aumentare la portata. L'inceneritore era autorizzato per 130.000 tonnellate anno. E con lo sblocco Italia la regione ha concesso a IREN di arrivare a 195.000 tonnellate anno, che sono una cifra enorme per quella zona, e però aveva diciamo costruito uno scudo di cartapesta dicendo: non vi preoccupate, abbiamo però fatto un accordo con IREN che per 5 anni prende l'impegno di mantenere le 130.000 tonnellate anno. Nell'accordo in realtà c'era una via di uscita, cioè IREN poteva uscire anticipatamente dall'accordo entro il 31/12 del 2017. Questa data è stata prorogata al 30 giugno di quest'anno, e entro il 30 giugno di quest'anno IREN ha deciso di recedere da quell'accordo. Quindi a questo punto, visto che l'inceneritore è autorizzato per 195.000 tonnellate anno, IREN arriverà, se non interviene nessun'altra decisione, almeno da parte della regione, a bruciare tutta quella quantità enorme di rifiuti, e questo ovviamente ha un impatto sull'ambiente. Chi adesso sta lottando di nuovo contro l'inceneritore, li sosteniamo sicuramente. Questa battaglia andava fatta quando è stato il momento di costruirlo, di autorizzarlo quell'inceneritore. Una volta che si è aperta la porta, adesso sarà una lotta dura che noi sosteniamo, mantenere almeno quella soglia di 130.000 tonnellate anno. Ma tutto questo dipende dal sistema, di come la nostra regione affronta il tema rifiuti. Il tema rifiuti in regione, e qui arriviamo al programma che noi abbiamo per il 2019, sì. Il tema regione in tema rifiuti in regione, secondo noi è stato affrontato in maniera completamente errata, perché invece che pensare alla riduzione e alla modalità di raccolta dei rifiuti si è pensato allo smaltimento. La regione ha strutturato una serie di impianti sovrabbondanti per lo smaltimento, e la regione per smaltimento intende inceneritori. A questo punto si è legata mani e piedi a questi impianti, e adesso tornare indietro è molto difficile. Questi impianti hanno fame dei rifiuti, e quindi chi li gestisce cerca di fare profitto e di fare entrare più rifiuti. L'obiettivo invece è produrre meno rifiuti e avere delle situazioni di raccolta che insegnano ai cittadini a produrne di meno e avviano prima che lo smaltimento il riutilizzo. Questo la regione, nonostante i titoli, non l'ha fatto e non l'ha aiutato. Non l'ha aiutato, però la raccolta differenziata funziona in regione, ci sono delle buone percentuali? Relative, diciamo, perché se noi andiamo a guardare le percentuali di raccolta differenziata, su questo a volte è facile barare, perché se uno usa dei trucchi quali l'assimilazione, riesce facilmente a dire la percentuale di raccolta differenziata alta. L'assimilazione. L'assimilazione è che un comune, col sostegno della regione, può dire: non raccolgo solo i rifiuti urbani, o non fanno parte del calcolo per la raccolta differenziata solo i rifiuti urbani, ma anche quelli assimilati, cioè quelli prodotti dalle aziende. Quindi alcune aziende che soprattutto usano imballaggi, quindi fanno cartone e legno, quella è già raccolta differenziata che l'azienda fa di per sé, ma viene conteggiata all'interno dei rifiuti urbani, e quindi facilito
il conteggio dei rifiuti urbani. Il numero che è veramente importante è la quantità di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. Su questo la regione è veramente lontana anni luce da altre esperienze, perché in regione Emilia-Romagna andiamo dai 500, 600, 700 kg abitante anno di rifiuto indifferenziato, che quindi va in inceneritore o va in discarica, in altre regioni o nei comuni più virtuosi, quelli che da Legambiente sono chiamati ricicloni, comuni ricicloni, e si producono 75 kg abitante anno. Non ce n'è neanche un riciclone in Emilia-Romagna? In Emilia-Romagna ci sono alcuni comuni che sono ricicloni, ma se voi andate a guardare in Emilia-Romagna il 2% dei comuni è stato classificato come riciclone, in Veneto il 28% è stato classificato come riciclone. Quindi non siamo sicuramente virtuosi da questo punto di vista, perché produciamo troppo rifiuto indifferenziato che va a smaltimento. L'obiettivo è ridurre quel quantitativo lì, perché quelli sono i rifiuti che finiscono negli inceneritori. Su questo secondo noi la regione ha tanto da fare, tanto da imparare. Le chiedo una battuta anche su questi dati che sono stati dati ieri, vediamo se le troviamo, sulla Ravenna. Il settore estrattivo torna ad assumere, abbiamo trovato la notizia sul resto del Carlino e la stessa notizia, perché c'è stato un incontro ieri promosso da Eni anche sul Corriere di Romagna, incontro a Ravenna in cui sono stati confermati anche gli investimenti da 2 miliardi di euro. Vediamo di che cosa si tratta. Eni ha confermato l'impegno economico di 2 miliardi di euro per le attività a mare del distretto centro-settentrionale che fa capo a Ravenna. Fino ad oggi sono stati spesi 500 milioni che hanno favorito la ripresa occupazionale, quindi più occupazione ma anche più estrazione sembrerebbe da questo che si ricava dai giornali. Sì, allora gli investimenti e l'aumento dei posti di lavoro sicuramente ci fanno felici. Ancora da queste notizie non è chiaro da cosa dipende, a cosa sono destinati questi investimenti. Noi sicuramente, se si parla di riconversione e si parla di cosa si farà di quelle piattaforme che ormai hanno esaurito il loro ciclo di vita. Parlando quindi, delle piattaforme delle piattaforme estrattive a largo dell'Adriatico, sicuramente diverse di queste piattaforme hanno finito il loro ciclo di vita e queste andranno smantellate o andranno riutilizzate in qualche modo. Se Eni fa investimenti in questo senso per andare a trovare un utilizzo alternativo o smantellamento che ha un impatto ambientale ridotto, allora questi sono sicuramente buoni investimenti. Se continua a investire per cercare nuove risorse petrolifere e metanifere, secondo noi è una scelta sbagliata, perché l'investimento energetico del futuro è quello in risorse rinnovabili. E fino a ieri qui le notizie sono sempre altalenanti, perché fino prima del referendum ci dicevano se passa il referendum, che poi non è passato, e ci sarà la crisi, la desertificazione. Il referendum non passò, ma poi i posti di lavoro sono crollati e la crisi c'è stata. Adesso ci dicono che l'occupazione è cresciuta, però probabilmente è cresciuta anche perché alcune di queste aziende lavorano poi all'estero, nell'offshore, e quindi probabilmente all'estero c'è un attimo di rivitalizzazione. L'altra cosa preoccupante sono gli investimenti a Ponticelle, perché i rifiuti diventano bioolio. Questa è una notizia sicuramente preoccupante, poi bisogna scendere nel merito, perché anche qui tutte le volte che parliamo di riutilizzo dei rifiuti a fini di combustione, la preoccupazione è alta, perché nulla si crea, nulla si distrugge. Se io brucio un rifiuto, che lo brucio direttamente in un inceneritore, che lo faccio diventare bioolio, che poi brucio, le sostanze rimangono da qualche parte, qualche parte arrivano. Quindi il greenwashing, che vuol dire dipingere di verde, far sembrare come ecologica una tecnologia che ecologica non è, è sempre dietro l'angolo, e su questo alcune aziende e anche la nostra regione sono maestre, quindi noi stiamo sempre molto allerta quando vediamo certi titoli.
Allora, cambiamo argomento, intanto anche sì, il discorso sul parmigiano reggiano, oggi due pagine sulla Gazzetta di Parma, naturalmente l'allarme lanciato da ONU e OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, diventa un caso internazionale, poi si è parlato di rischio bollinatura come per le sigarette, nuoce gravemente, certo. Poi ci sono state le smentite, insomma l'incontro si terrà il 27, l'ONU ha detto che si terrà il 27 settembre, che sarà solo un'iniziativa di tipo politico. Vediamo che anche contro questa iniziativa si è espresso il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, che è consigliere naturalmente regionale, esponente anche della Lega Nord, che dice: così vengono favorite le multinazionali. Potremmo dire che si tratta di fuoco amico, perché per combattere i cibi e le bevande che provocano malattia si vanno a colpire alcuni dei cibi e delle bevande più salubri, e questa è la dichiarazione del vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Rainieri. Un commento anche da parte sua. Sì, qui diciamo si rischia sempre l'assurdo, nel senso che non so se dietro c'è un retropensiero di colpire appunto i prodotti italiani o le eccellenze o meno, però per uno scopo che in sé è buono, cioè quello di fare un'educazione alimentare, si vanno a colpire dei prodotti che magari hanno anche una valenza dal punto di vista alimentare. Quindi qui adesso bisogna scendere bene nel dettaglio della notizia, probabilmente si riferisce anche a una parte di scelte che anche l'Unione Europea stava facendo, che riguardava il semaforo verde, rosso, giallo, a seconda del contenuto di grassi o di sale di un alimento, però anche qui l'alimentazione è un ambito molto più ampio, quindi andare a dire c'è un microgrammo in più di sale o un microgrammo più di grasso saturo in un alimento rischia di non far capire qual è l'importanza di un'alimentazione sana in sé, e quindi poi arriviamo all'assurdo di rischiare di dire che il parmigiano reggiano è pericoloso, mentre magari le bibite gassate, le bibite zuccherate ad oggi fanno parte dell'alimentazione dei nostri figli, e su questo invece non si fa nulla, come ad esempio si potrebbe fare ad esempio aumentando la tassazione sulle bibite zuccherate, quello sicuramente che fanno molto danno. Che credo negli Stati Uniti però sia stato adottato. Mi sembra in Francia sia stato fatto. Quindi su questo vigilanza massima anche a livello regionale, probabilmente penso che si stia ragionando anche su una risoluzione congiunta di tutte le forze per cercare di fare capire che il messaggio deve essere un'alimentazione sana e varia e non colpire singoli alimenti. Non mettere all'indice un singolo prodotto, alimento, quanto piuttosto una educazione alimentare. Un'ultima battuta gliela chiedo sui riders, abbiamo già sforato i tempi, sì. Ma i riders sono finalmente dipendenti, si è conclusa la trattativa che ha completato il rinnovo del contratto nazionale, quindi i riders rientrano nel contratto nazionale del comparto della logistica. È una vittoria. Beh, io penso che sia una delle prime vittorie del ministro del lavoro Luigi Di Maio, perché appena si è insediato è stata la prima cosa che ha affrontato, convocando un tavolo con le aziende e ascoltando soprattutto i lavoratori, e mi sembra che senza dover fare interventi legislativi si sia già riusciti a ottenere un buon risultato. Poi ovviamente se ci sarà necessità di interventi legislativi o di andare a verificare che questa soluzione sia quella ottimale, però intanto mi sembra un'ottima notizia e un segnale che quello che stiamo facendo a livello nazionale sta funzionando, e il decreto dignità, al di là di tutte le polemiche che ci sono in questi giorni, penso sia una soluzione. Io, che fra l'altro ho seguito molto l'attività sul gioco d'azzardo, vedo con grande favore il divieto di pubblicità al gioco d'azzardo, e secondo me sarà un intervento che avrà effetti importanti, non negativi ma sicuramente positivi. Bene, ringraziamo allora il consigliere regionale Andrea Bertani, buon lavoro, perché vi aspetta ancora una settimana intensa, sì. Con appunto, abbiamo detto, il bilancio, altri provvedimenti tra i quali quello sulla polizia municipale, anche la legge sulla partecipazione, credo. La legge sulla partecipazione quindi, diciamo, ha iniziato il suo percorso, probabilmente lo concluderà poi a settembre. Vedremo. E con questo vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima.
prossima e un arrivederci da Isabella Scandaletti. Arrivederci.